Mi chiamo Masako Matsushita, sono italo-giapponese e sono un'artista del movimento. Mi occupo di danza e analisi del movimento attraverso progetti coreografici, processi di ricerca, installazioni performative. E mi sono formata al Trinity Laban di Londra e anche attraverso figure professioniste che ho incontrato durante il mio percorso, figure che stimo molto e che mi hanno arricchito tanto. Ora vivo in Italia. Dopo anni di soggiorni in svariate città europee, ho lavorato come performer per vari artisti internazionali e parallelamente ho sperimentato e sviluppato l'attività di coreografa. La mia poetica e la mia estetica, da una parte, si avvicinano molto all'idea di un quadro in movimento, soprattutto quando ci sono parole chiave come fragilità e bellezza. E dall'altra parte si incentra più su attivazioni di percezioni sensoriali, collegando culture, tradizione, identità e collettività e anche indagando su modalità di archiviazione, forse un po' più analitica questa parte, mentre la prima direi un po' più intuitiva, spontanea. E collaboro da anni con Ingvild Isaksen, un artista norvegese, sotto il nome di Amazing Productions, e ci divertiamo molto ad analizzare il movimento con e senza l'apporto digitale. Potrei semplicemente dirti sono una danzatrice e una coreografa, no? Però per me quello è un po' troppo restringente, cioè artista del movimento è perché mi impallino spesso anche nel vedere come gli oggetti si compongono nello spazio, come si posizionano, com'è il movimento della materia, quindi non solamente dei corpi inteso come corpo umano, ma anche dei corpi, dei tessuti, degli elementi della natura, che ne so, il cemento come viene colato. Artista del movimento anche intesa come analisi di come uno può alzarsi anche da una sedia, ad esempio. Un po' una nerd di tutto ciò che si muove. Inevitabilmente il mio corpo porta in scena la doppia identità culturale che rappresento, anche attraverso i costumi, i movimenti, poi l'iconografia esce fuori attraverso il mio corpo. Ora sono tornata a Bassano del Grappa per una residenza artistica ed è proprio qui che è nato il mio ultimo progetto a cui tengo molto, dal titolo Diary of a Giovedì 10 novembre. Concerto Tricky Leon Cavallo. Tricky. Diary of a Move è un progetto il cui focus è l'archiviazione del movimento. È molto articolato, quindi è difficile poter definire la sua partenza in un'unica frase, diciamo. Ha avuto origine nel 2012, durante il mio ultimo anno di studio in università. Consisteva appunto nel scrivere, tracciare il movimento in un diario, selezionando un movimento al giorno tra gli infiniti movimenti che accadono nell'arco di una giornata. Mi chiedevo come è possibile archiviare il movimento, come poterlo poi riprodurre in un futuro, come poter scrivere una parte della storia. E
E durante il secondo capitolo mi resi conto della potenzialità e dell'importanza di questo progetto, proprio perché quando risvegliai questi movimenti archiviati, mi resi conto che il corpo poteva prendere forme diverse, poteva rappresentare identità, culture, di geografie distanti, di diventare anche un patrimonio collettivo, una testimonianza collettiva. E da quel momento si innescò il desiderio di rendere questo progetto partecipativo. Nel 2020, con l'arrivo del Covid, ci siamo ritrovati tutti in una situazione di lockdown, una situazione nuova, dove ci trovavamo appunto confinati nelle nostre case, tra le nostre mura. E lì ho identificato il momento per poter rendere questo progetto partecipativo, perché c'era anche tempo da poter dedicare a se stessi, all'osservazione, all'analisi di quello che comunque facevamo tutti i giorni e anche gli spazi che gestivamo nell'arco di una giornata. La forma partecipativa del progetto l'ho sviluppata a Bassano del Grappa, grazie al sostegno di Opera Estate Festival Veneto e del Centro per la Scena Contemporanea. Il comune di Bassano del Grappa è l'unico ente pubblico in Italia a gestire direttamente un festival multidisciplinare che è Opera Estate Festival Veneto e il Centro per la Scena Contemporanea, una casa della danza e un centro in cui si sperimentano la creatività, l'innovazione, la ricerca e i dialoghi con artisti, operatori, ricercatori da tutto il mondo. Siamo attivi infatti in diversi progetti sostenuti dall'Unione Europea, ma anche in progetti intercontinentali che ci connettono all'Australia, al Giappone, alla Corea del Sud, a Taiwan, Hong Kong, al Canada, al Sudafrica. Con l'avvento di Covid abbiamo con Masako intrapreso appunto un percorso che ci ha permesso di diventare molto attenti a come ci saremmo rivolti all'umanità che volevamo coinvolgere, ma soprattutto a dedicare del tempo alla relazione, al costruire una relazione, al prendersi cura di questa relazione e al guardare a tutte le sfaccettature che un'iniziativa come quella di Diary of a Move avrebbe potuto offrire nell'interagire con persone che magari non conoscono, non si sono avvicinate prima alla danza contemporanea. Mi chiamo Masako e nella vita mi occupo di coreografia e analisi del movimento. Mi piacerebbe condividere con voi un processo creativo dal titolo Diary of a Move, che consiste nel registrare un movimento o più al giorno che abbia richiamato l'attenzione del vostro sguardo. Il movimento potrà essere archiviato per via scritta, riprese video o registrazione vocale. I movimenti da archiviare possono venire direttamente da voi o da persone che vi circondano, o da un video, un film o un programma televisivo. Possono essere anche ispirati da una qualsiasi forma vivente. I movimenti rappresentano momenti o eventi di una giornata. Chiunque può partecipare, non sono richieste particolari abilità fisiche. Ciò che serve è un quaderno che funga da diario, una penna, uno smartphone o in alternativa una telecamera o un registratore audio. È possibile partecipare anche se non si dispone della suddetta strumentazione tecnologica. E poi disponibilità a tenere il diario per 14 giorni consecutivi. In un momento storico così straordinario e incerto che stiamo vivendo, dobbiamo farci forza e andare avanti, pensando a quando tutto sarà finito, a come potremo raccontare la nostra esperienza e a ricordare per non dimenticare. Come obiettivi di pubblico, il progetto si è prestato benissimo
a intercettare nuovi pubblici, persone cioè che non fossero mai entrate in contatto prima con Masako, con la sua ricerca e tantomeno con la danza. Era sufficiente avere la curiosità di intraprendere questo percorso e la voglia di essere costanti nel registrare quotidianamente un movimento. Uno degli obiettivi della comunicazione era certamente raggiungere persone che non fossero a loro agio con la danza, che non la conoscessero. E uno degli scogli principali delle persone che non si avvicinano alla danza contemporanea è la classica frase «non la capisco». Il processo creativo di Diary of a Move ha permesso loro di connettersi a livello emotivo e personale con un processo creativo, quindi non solo con il prodotto finito, e quindi ha permesso loro di entrare a contatto con la danza contemporanea e costruire anche un vocabolario comune con l'artista con cui collaboravano. Un altro degli obiettivi di comunicazione era sicuramente far passare il messaggio che la danza e le arti performative in generale potessero portare beneficio anche in un momento di difficoltà. Meglio ancora, potessero portare benessere sia fisico ma anche dal punto di vista psicologico, sostegno, in un momento di fragilità, quale quello del lockdown o della quarantena. All'inizio pensavamo di coinvolgere una trentina di persone, poi abbiamo ricevuto così tante adesioni che mi sono anche chiesta qual è il motivo per scartare qualcuno piuttosto che qualcun altro. Anzi, arricchisce tantissimo il fatto che le persone siano di più. E quindi il processo è cominciato con una sessantina di partecipanti. Mi chiamo Sara Lando, sono una fotografa e un'artista visiva di Bassano del Grappa. Durante il primo lockdown non stavo assolutamente facendo niente, ero congelata e non riuscivo a pensare ad altro che a quello che stava succedendo, e partecipare a questo tipo di lavoro mi è sembrata una possibilità di non pensare troppo al futuro ma di concentrarmi sul presente. Mi chiamo Grace, ho 19 anni, vivo a Bassano del Grappa ma sono originaria della Nigeria. Studio scienze politiche all'università. Ho deciso di partecipare al Diary of Move in un periodo di forte rallentamento delle attività quotidiane per registrare i più piccoli movimenti e archiviarli e custodirne memoria in un diario. Mi chiamo Massimiliano Volpini e sono un coreografo di professione, ex danzatore. In alcuni casi mi occupo anche di regia e sono anche un videomaker. Ho partecipato molto volentieri a questo progetto perché ero veramente curioso di capire come Masako avrebbe poi realizzato il tutto. Ero quasi più curioso da spettatore che da partecipante, anche perché è un tipo di lavoro molto diverso dal mio, un tipo di approccio diverso, ed ero sinceramente curioso di vedere Masako all'opera. Mi chiamo Mario, abito a Pieve di Soligo, in provincia di Treviso. Sono responsabile commerciale presso un'eccellenza del territorio, si occupa di arredi su misura. Ho scelto di partecipare a questo progetto per mettermi in gioco, per essere parte di un progetto condiviso. Sono Abderrauf Selmani e vengo dall'Algeria, nel senso che sono nato lì, e ho vissuto tutta la mia vita a Bassano del Grappa. Come professione faccio lo studente. Nel soffermarmi sui movimenti ho scoperto di poter respirare, calmare i miei spiriti e guardarmi attorno con attenzione. Ho scoperto tutti quei piccoli movimenti presenti nel mio luogo, nel mio environment, che non avrei mai notato. Ho scoperto anche di potermi soffermare su questi movimenti e di guardare i movimenti interni al mio animo, interni ai miei sentimenti, e vedere come questi due movimenti, quelli esterni e quelli interni, fossero
uno lo specchio dell'altro. Ho cercato di fare dei video del movimento, di descriverlo con le parole e di aggiungere dei file audio che erano praticamente delle lettere a Masako in cui le spiegavo quello che c'era dietro, perché volevo darle il più possibile la possibilità di capire le mie scelte. Non essendo una persona che lavora con il corpo, ero molto consapevole che forse avrei avuto dei limiti a interpretare questa sua richiesta. Molto spesso mi capita di voler registrare un momento significativo, per cui l'avere anche un task, quasi il promettermi di doverli trascrivere, è stato interessante. Ma ancora di più, in un momento successivo, il poter rivivere quell'esperienza proprio perché era trascritta e quindi recuperare il ricordo in dettaglio di quell'esperienza. Poi è stato anche interessante partecipare attivamente, cercare il movimento del giorno, ascoltare in una situazione poi molto particolare come quella del lockdown, per cui anche se io di professione sono abituato alla ricerca del movimento, a guardarmi davanti allo specchio, a esplorare il movimento, poi in realtà fuori dalla sala, in un contesto come quello casalingo, in un'azione quotidiana, questo ascolto viene meno. È stato interessante vedere come il nostro corpo, che crediamo di controllare, in realtà abbia tutta una parte che va un po' per i fatti suoi, e basta ascoltare un po' di più per accorgersi che c'è tutto un mondo, che un nostro mondo che gli altri vedono meglio di noi. Per me è stato importantissimo avere qualcosa che lasciasse una traccia. Il periodo del lockdown è stato un limbo, è stato sospeso, cioè ho ricordi vaghissimi di quel momento che per molti è stato traumatico, e avere la possibilità di tenere un diario di qualcosa di così fisico e reale per me è stato importantissimo. Durante questo progetto era per me importante mantenere una conversazione diretta con ogni singolo partecipante, nonostante le distanze. Abbiamo avuto delle conversazioni dove ci siamo conosciuti, ho passato le istruzioni del lavoro e mi sono resa conto che comunque l'impegno era tanto. Una mole di lavoro abbastanza intensa, anche proprio a livello di energie, perché era importante proprio dedicare, avere cura di ogni partecipante. E quindi ho pensato di coinvolgere Vittoria Caneva e Ilaria Marcolin, due danzatrici di Bassano del Grappa, a sostegno di questo lavoro. Che metodo hai utilizzato per l'archiviazione? Ma proprio per l'archiviazione scritta? Sì, sì, si intende. Cioè per la registrazione, che nel senso... Sì, può essere quella scritta, ma può essere anche di altre cose in realtà. Come stanno andando questi ultimi giorni di diario? Come ti sei trovata fino ad adesso? Come è andata l'archiviazione? Guarda, mi sono trovata bene, però a giorni alterni. Alcuni giorni ho fatto un po' più fatica, ho dovuto prestare proprio attenzione a quello che mi succedeva intorno, a quello che facevo io. Altri giorni mi è riuscito molto più facile, e in particolare, non so, una volta che c'era un rapace che girava sopra casa mia,
che mi era piaciuta tanto questa cosa del volo, e quindi insomma qualcosa è stato più semplice da archiviare. Se vuoi saperlo, era proprio il primo giorno in cui mio padre entra e mi fa: Ilaria, con chi sei? Con chi hai parlato? Stiamo facendo un laboratorio di archivio corporeo. Allora, devi sapere che mio padre è ingegnere informatico, mia madre è una ragioniera, mia sorella è un'ingegnera gestionale. E allora mio padre memoria corporea, capito? Io sono Vittoria e sono una danzatrice. Mi ero preparata un bellissimo discorso, ma è molto diverso farlo con voi davanti. Mi piacciono molto i gatti. Cominciava a generarsi la consapevolezza di far parte di una comunità di persone, di genere, di età, di culture differenti, ma che compivano lo stesso processo creativo contemporaneamente. Sono Agnese, vengo da Romano de Zelino, in provincia di Vicenza. Sono una grafica pubblicitaria. Ho deciso di partecipare a questo progetto perché non stavo vivendo bene la quarantena. Non riuscivo a dare un ritmo alle giornate, non dormivo la notte, dormivo di giorno, fumavo tantissimo. E ho colto questa opportunità perché mi piaceva l'idea di fare un qualcosa e sapere che nello stesso momento, nella stessa giornata, qualcun altro faceva la stessa cosa. Non sapevo quante persone, ma era bella l'idea di fare una sorta di terapia di gruppo a distanza. In questo progetto ho imparato che la parola movimento ha tantissimi significati. Anche annusare è un movimento. La sera andavo a camminare, di notte, di nascosto. Proprio io ho sentito il cambiare delle stagioni. Credo che questo sia un movimento. In un piccolo palcoscenico che è la mia casa di pochi metri quadri, mi sono trovata a creare delle piccole coreografie. Quando mi sono rimessa ai tacchi dopo 2 mesi e ho ballato Freedom con i tacchi, perché proprio avevo bisogno, dopo un mese di pigiama, di ciabatte e di felpone, avevo bisogno di trovare anche la mia femminilità. Quel giorno mi sono messa i tacchi e dopo sono rimasta, era una domenica, sono rimasta tutto il giorno con i tacchi perché avevo bisogno di sentire il dolore delle scarpe col tacco per non sentire più il dolore della solitudine e di essere chiusi in casa. Questo progetto alla fine per me è stata la riscoperta della creatività. Ma un tipo di creatività che era assopito da tempo. Mi sono ritrovata a ridere da sola, a fare delle cose che non facevo più da tempo, a fare proprio il pagliaccio, quale io sono, perché io sono un pagliaccio. Okay. Vuoi raccontarmi un po' com'è andato questo periodo di Diary of a Move? È stato strano, nel senso che è diventato quasi un diario, no? Visto quando all'inizio scrivevo solo ok, questo è il movimento, eccetera. Poi mi sono accorta che mi piaceva anche scrivere un po' di più, descrivere più la situazione. Alla fine del periodo di archiviazione, quindi alla fine di maggio, ho chiesto ad ogni partecipante di selezionare un movimento all'interno del diario che rappresentasse la loro esperienza. In questo diario ho descritto il movimento
più per sensazioni, per emozioni vissute. A volte sono stata molto tecnica, anche corredato da disegnini con gli omini stilizzati. Allora, il movimento che ho scelto è dal 27 aprile. E ho scelto questo movimento perché forse un po' riassume la mia quarantena. Praticamente mi sono sparata tutti gli episodi di Montalbano e quindi ci sono in più occasioni, diciamo, Montalbano è abbastanza protagonista di questo diario. Potrebbe sembrare non esattamente un movimento, ma è il movimento del quale io ho sentito di più la mancanza durante il periodo del lockdown, che è l'abbraccio. E il movimento è questo. Così. E cioè, mentre cercava di spiegarmelo, si asciuga la fronte e poi mi fa, capisci? Un piede strisciato con l'idea di allungarsi, l'altro che un po', l'altra gamba che un po' si muoveva per questione di equilibrio, e poi le braccia che si allungavano e poi con la stessa intensità del movimento delle corna, delle lumache, ritrarsi un po' alla volta. Ecco, questa era l'idea. E quando l'ho fatto, ero nell'orto di casa e stavo aiutando mio papà, e questo mi ha cantato una filastrocca che facevano da piccolini, insomma, con i fratelli quando giocavano con le lumache, che è in dialetto veneto. E dice, biri biri bo, quanti corni dal me bo, e il me bo china quattro, tirei fora se no te coppo. Ecco, questa era. E quindi io non tenterò di diventare voi, tenterò di sentire come Masako li vive rispetto agli elementi che avete passato. È stata un'osservazione, un osservare movimenti da altri. Nell'arco delle 2 settimane la crescita delle piante di pomodoro nell'orto, movimenti di una bandiera il 25 aprile, movimento di una lumaca. In realtà non ho voluto scegliere io un movimento per Masako perché, non sapendo cosa avrebbe voluto farne, ho preferito lasciarle la completa libertà creativa. Avevo piena fiducia nella sua visione, e alla fine è stato interessante il fatto che lei abbia scelto un movimento in un certo senso leggero, che è stato preso da un video di TikTok, ma che è stato la base di una conversazione che abbiamo avuto sul modo in cui lo stesso gesto può essere ripetuto da centinaia, migliaia di corpi diversi in circostanze diverse. Questi movimenti li ho poi raccolti in questo diario, e li ho incorporati e sono diventati una partitura coreografica. Poi una performance presentata al Chioste del Museo Civico di Bassano del Grappa all'interno del festival di danza B-Motion. Perché mi è piaciuto il modo in cui ha creato un racconto, di tanti piccoli racconti ne ha fatto uno molto emozionante. Mi è piaciuto il modo in cui prima ha raccontato ogni piccolo episodio collegandolo all'azione fisica. Poi dopo, mettendo sulla musica tutto questo, l'ha ricreato, quindi per noi è stata una specie di flashback di qualcosa che avevamo appena visto, però dal racconto era diventato coreografia ed è stato molto molto interessante, molto bello. È stata una straordinaria occasione, anche per il fatto che i partecipanti si sono incontrati per la prima volta in presenza e sono stati gli spettatori della prima replica. Onestamente non sapevo cosa aspettarmi da questo lavoro. Immaginavo che ci sarebbe stata una parte di narrazione. Non mi aspettavo che fosse così forte emotivamente vedere un lavoro che metteva assieme delle piccole briciole raccolte in giro per farle diventare qualcosa di nuovo e originale.
E secondo me la componente di totale assenza di ego da parte di Masako per farsi poi in realtà portavoce di tutte queste cose molto intime e personali è stata una cosa che mi ha colpito moltissimo. Incontrare gli altri è stato un momento quasi surreale perché abbiamo lavorato per diverso tempo da soli e in un certo senso senza renderci conto che sarebbe stato qualcosa che sarebbe stato visto all'esterno. Lo sapevamo, però quando sei nella tua stanza non ci pensi. E c'è stato questo momento di riconoscimento, cioè vedere che le mie stesse sensazioni erano state condivise da tantissime altre persone, ma singolarmente è stato molto bello. Sono stati dei momenti difficili. Prima di tutto il condividere semplicemente una stanza con mio marito mentre questo progetto andava avanti, perché lui continuava il suo lavoro e io condividevo la stanza con lui e per me era molto importante anche il mio lavoro, quindi eravamo lì a, se vuoi, dover fare i conti con questo tipo di situazione. È stato intenso sentire dei partecipanti che condividevano con me il fatto che hanno perso chi la madre e il padre durante questo progetto. E sì, penso che quella sia una parte molto intensa, il poter ascoltare sia la parte di gioia che la parte di tristezza che ogni partecipante ha vissuto. Ho fatto un grandissimo lavoro di ascolto. Per noi questo progetto è stato in qualche modo una sintesi, una summa di un procedere che abbiamo attivato durante i mesi del lockdown e il risultato, anzi i risultati di questo processo sono stati davvero molteplici. Ne è nato un catalogo che ha raccolto molte di quelle testimonianze, un'opera grafica, un poster fotografico e proprio in occasione della presentazione della restituzione al pubblico anche con l'opera coreografica è nata l'idea di dedicare a questo progetto una mostra nelle sale del museo. Per me è stata una grandissima emozione il fatto che questo progetto è diventato una mostra. È stato dato anche spazio ad ogni singolo partecipante che generosamente ha condiviso il diario. Nelle sale del museo appunto è stata dedicata un'intera ala della Galleria Civica dove erano presenti sia i diari delle persone che hanno inviato appositamente per la mostra, erano presenti tutte le opere create, l'opera grafica, il materiale fotografico, molte pagine dei diari sono state riprodotte in grandi pannelli in modo da dare proprio il senso di tutto il lavoro che è stato fatto dai cittadini che hanno partecipato. Un video che raccoglieva appunto le testimonianze visive prodotte, girate da alcuni dei partecipanti e insieme a questo anche una possibilità per i visitatori della mostra di mettersi in contatto, interloquire direttamente con alcuni dei partecipanti che avevano dato la loro disponibilità, confrontarsi appunto su quel tempo, su quello che ha generato, su quello che è rimasto, su quello che rimarrà anche nel futuro.
Dancing Museums è un progetto sostenuto dal programma Creative Europe dell'Unione Europea. Coinvolge organizzazioni della danza, musei, artisti, ricercatori e università di 7 paesi. Questa iniziativa promuove una ricerca congiunta che si sviluppa nel lungo termine, che mette al centro il corpo, le persone e le loro relazioni con le opere d'arte esposte in musei e gallerie. Stiamo cercando, insieme agli artisti, nuovi modi per interagire col patrimonio storico-culturale delle nostre città. Diary of a Move entra in questo contesto come un'iniziativa straordinariamente originale. Si sviluppa in un momento storico in cui il progetto europeo è stato fermato, non potevamo più viaggiare attraverso le frontiere dei nostri paesi e nello spazio digitale e nei contesti locali abbiamo potuto costruire nuove iniziative e portare avanti quella ricerca che nutre il processo di investigazione di come la danza possa contribuire a costruire nuove esperienze nei musei e nei luoghi d'arte. Con Diary of a Move, per la prima volta, un patrimonio di gesti, di movimenti, entra nell'archivio culturale di una città. Il museo accoglie per la prima volta movimenti di danza, coreografie, segni tangibili scritti da cittadini e abitanti del territorio in un momento storico molto speciale. Ma allora, io ti volevo ringraziare perché è stata un'esperienza stupenda. Cioè, proprio a me è piaciuto tantissimo cimentarmi in questa cosa qua. E al di là del diario in sé, che proprio il soffermarsi a pensare ai movimenti, al di là delle direttive, proprio il prendersi un tempo per se stessi. L'aspetto più significativo di questa esperienza è stato il poter trascrivere quello che sperimentavo, ma ancora di più il poterlo rivivere quando volevo. Avendo seguito il processo creativo sia come staff ma anche come partecipante, avendo tenuto io un diario, posso dire che per me Diary of a Move è stata una grande scoperta, una scoperta di come un archivio di movimento possa essere fondamentale per tenere traccia di quello che siamo, di quello che viviamo, che abbiamo vissuto, del nostro presente e possibilmente anche del nostro futuro. Con Diary of a Move abbiamo potuto toccare con mano quel momento di passaggio tra un'iniziativa che parte come progetto e diventa poi un processo. Infatti quello che doveva essere un fenomeno di ricerca legato a dei mesi molto definiti da un punto di vista del tempo e originare una performance che avrebbe avuto una vita anche lì molto collocata all'interno di un festival, ha di fatto generato dei processi di relazioni e di costruzioni di possibilità, di opportunità che non finiscono. La cosa più interessante di aver partecipato a Diary of a Move per me è stata rendermi conto di quanto cose che io ritengo estremamente personali e che identificano la mia identità in realtà fanno parte di una conversazione più ampia a livello sociale. Ogni gesto che faccio arriva da qualche parte e va da qualche parte, non si limita a me e al mio corpo, ma fa parte di un insieme più ampio. E questa idea di reticolo, di collaborazione, di rete, secondo me è stata particolarmente forte in un momento in cui eravamo tutti quanti divisi e separati. Il momento forse più bello è stato quello della condivisione, cioè nel senso di mettere la propria esperienza a confronto con quella di altre persone, sapendo che eravamo comunque tutti uniti da uno stesso fine. L'idea di essere connesso ad altre 60 persone che in quel momento, con cui in quel momento non potevi comunicare, ma in qualche modo comunicavi nell'azione di registrare dei movimenti, dell'archiviare, ti faceva sentire parte di un gruppo interconnesso con Bassano e con tutte le persone che in quel momento
partecipavano e quindi anche psicologicamente e fisicamente sentivi questa connessione, questa condivisione che era assente data la quarantena, data la stasi della zona rossa. Ecco. Dai of a Move raccoglie le voci di un'Italia plurale, di persone che vivono e provengono dalla città di Bassano del Grappa e da altre città, anche città che vanno al di fuori dei confini nazionali. Per me l'obiettivo è stato raggiunto perché questo progetto ha un significato e un valore sia dal punto di vista artistico che sociale. Ed è proprio per questa ragione che mi piacerebbe poterlo continuare e dare voce ad altre persone, altri luoghi e altri tempi.